ci sono tante cose di smart. Ci sta un parco dove c'è un campetto però pieno di terra. Contesto territoriale così complesso come la periferia di Roma raccoglie tutta una serie di realtà, di fragilità anche culturale, a cui noi dobbiamo dare una risposta, dobbiamo sostenere. Il cittadino di domani non può non avere competenze digitali. Aderire a progetti come quello di Fondazione Mondo Digitale è una grande opportunità, una grande risorsa alla quale noi non possiamo dire di no. Grazie al progetto Smart and Healthy Rome è stato installato presso il nostro liceo, l'Istituto Edoardo Amaldi di Roma, che si trova a Tor Bella Monaca, un campo volo per i droni. È difficile tirar fuori quella conoscenza dai laboratori dell'università. Grazie a Smart and Healthy Rome siamo riusciti a portare fuori quello che è il nostro lavoro quotidiano facendolo conoscere ai ragazzi di un liceo, ispirandoli, speriamo, nelle loro scelte future e nel loro modo di vivere. Le palestre innovazioni sono uno strumento fondamentale che, se in rete con tutte le altre istituzioni, può dare dei risultati concreti. Soprattutto possono modellarsi col bisogno e col tipo di comunità che in quel territorio c'è. Cosa manca al territorio? Al territorio manca proprio la possibilità di aggregarsi. Siamo stati contenti di dare l'opportunità al mondo digitale di fare questo corso veramente bello. Il mondo va avanti e ci dobbiamo adeguare, visto che facciamo parte di questa comunità. Uno dei principali scopi della palestra dell'innovazione è disseminare competenza, aprire il territorio, creare dei momenti di incontro. È la congruità dell'azione educativa che può realizzare effettivamente il successo scolastico degli alunni. Ogni cosa che noi mettiamo quando sono piccoli è un qualcosa che gli rimane e che un domani si trasformerà in qualcosa di più concreto, un lavoro, un'idea. Con questo progetto siamo riusciti a mettere mano proprio su dei progetti e prove, quindi mi ha aiutato parecchio a capire quello che voglio fare. Tutto quello che i ragazzi fanno non solo è un investire nel futuro su loro stessi, ma è anche un investire sul territorio. Facciamo cultura digitale, formazione e creiamo occupazione. Vogliamo che tutti abbiano accesso al digitale, per cui sono chiamate in causa le istituzioni, ma anche le aziende, le università, i centri di ricerca. Tutti possono concorrere a creare della innovazione di prossimità, che è la forza che permette a un territorio di riscattarsi.